Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Torniamo a parlare di una storia che i più non conoscono perché rimonta al lontano 1981, quando Beppe Grillo era un comico genovese, ma non tanto famoso, magari famoso tra virgolette nell'area genovese. Era il 7 dicembre del 1981. Siamo in alta via del sole, l'alta via, lungo l'alta via del sole, e a quel punto il comico genovese era a bordo con altre persone. C'era la mamma, il papà, il bambino e il loro figlio dietro. Nella parte dietro, davanti c'era lui e un altro amico in cinque su un fuoristrada Chevrolet, due porte. Dietro non c'erano le porte e c'era il cassone, classico pick-up americano. Beppe Grillo prende una strada vietata, di lì non si poteva passare. Le autorità dicono che c'era un cartello con il divieto di ingresso in quella strada perché quella strada veniva chiusa di volta in volta quando c'erano delle gelate, perché lì passavano in mezzo dei ruscelli dei fiumi, quindi si congelava l'acqua su questa strada e diventava una lastra di ghiaccio che per le macchine diventava ingovernabile. E quindi lui dice di non aver visto questo cartello. Le autorità comunali dicono che il cartello c'era. Adesso noi non possiamo dire che ha fatto finta di niente perché lui si sentiva su un grosso fuoristrada americano. E in realtà, quando c'è il ghiaccio, io ne ho esperienza personale, con il ghiaccio non c'è nessuna macchina che tenga. Con il ghiaccio tu puoi avere la macchina migliore del mondo, 4x4, 6x6, 8x8, non c'è niente da fare. Quando la macchina va sul ghiaccio è totalmente ingovernabile e va dove vuole. Io parecchie volte, tornando d'inverno a casa, molte volte ho trovato la macchina che ha sbandato e ha perso il controllo completamente. Per fortuna poi il ghiaccio è finito e la macchina si è rimessa in carreggiata. Quindi io personalmente io abitavo in una zona d'Italia dove d'inverno, quando la temperatura scende, scende, e si forma il ghiaccio dopo che ha piovuto. E quindi personalmente so cosa significa un lastrone di ghiaccio. E qui finisce la macchina di Beppe Grillo giù per una scarpata. Però lui, prima che la macchina vada giù nel burrone, si lancia dalla portiera e si salva, illeso. L'altro amico si salva, ha delle ferite ma si salva. I tre occupanti dietro non hanno scampo. Finiscono giù nel burrone con la macchina e muoiono mamma, papà e figlio. Lui viene condannato per omicidio colposo. La macchina rimane lì dal 1981 fino al 2020. Quindi stiamo parlando di ben 39 anni. Il comune non ha mai preso la macchina perché era in fondo a un burrone. Beppe Grillo non l'ha mai fatta tirar fuori quella macchina. Probabilmente ci voleva l'elicottero, ci voleva un costo notevole. Quindi questa macchina bianca a strisce rosse rimane nel burrone in fondo. Diventa meta turistica, nel senso meta turistica, meta per curiosi. Guarda, questa macchina è venuta giù, sono morte delle persone, ma qua la guidava Beppe Grillo. Quindi è diventata una meta per appassionati di montagna. Andiamo a vedere la macchina di Beppe Grillo. Naturalmente il nuovo sindaco ha chiamato Beppe Grillo e gli ha detto: porta via quella macchina. Beppe Grillo ha risposto e ha detto: vabbè, facci lei e mi dica quanto le devo. La faccia portare via e mi dica qual è il costo, ci penso io. La macchina è stata tirata fuori, completamente, gran parte arrugginita, ancora si vede le parti del cassone, sopra rosso, porpora, poi bianco, il paraurti, ma
ormai dopo 40 anni alle intemperie è marcita, il ferro si è corroso e quindi l'hanno tirata fuori a pezzi. Quindi i resti di 30 anni fa vengono rimossi dalla Via del Sale. Quella carcassa non era un trofeo e non doveva essere lì, dice il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi. Le persone ormai andavano a fotografarla come se fosse un cimelio. Bisogna avere rispetto per i morti. Per questo oggi, con la rimozione, finalmente poniamo la parola fine a una disgrazia che risale a 39 anni fa. Quindi 6 agosto, un autodemolitore di Robilante a titolo gratuito si è occupato di rimuovere i rottami. Al posto dell'auto, Cristina, che nell'incidente ha perso i suoi genitori, l'ex calciatore del Genoa Renzo Giberti e la moglie Rossana Quartapelle, con il fratellino Francesco di 9 anni in auto con il comico, ha posto una targa per ricordare la sua famiglia. Cari mamma, papà e Francesco, il destino vi ha portati via troppo presto. Qui dove avete passato gli ultimi istanti della vostra vita, vi lascio un messaggio di amore eterno, si legge in una targa. Era il 7 dicembre del 1981. Per quell'incidente il comico genovese venne condannato per omicidio plurimo colposo. Certo, una storia triste che in molti non conoscevano. Se ci fossero state le portiere, magari sarebbero riusciti a saltare fuori come Grillo che era davanti. Forse sì, forse no, non si sa. Naturalmente il problema delle macchine a due porte è anche questo. In caso di incidente è difficile saltare fuori dalle macchine. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video che sono presenti in YouTube e potete condividerli con chi volete. Nella community del canale trovate anche sondaggi a cui poter partecipare e altre notizie. Come vi dicevo, l'iscrizione al canale è gratuita e non comporta nient'altro che un aiuto al canale ad essere più visibile, a far vedere i suoi video più volte. E quindi non c'è nessun costo per l'iscrizione. Canale principalmente di politica, ma anche di fatti di interesse generale sia italiani che nel mondo. Non abbiamo nessuna appartenenza politica, non dipendiamo da nessun potere politico o economico, siamo un canale assolutamente e totalmente libero da qualunque ideologia preconfezionata. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, arrivederci e al prossimo video. Buona giornata.